Salve ragazzi, vi voglio parlare di un altro tema che tocca il mondo musicale, ma che in qualche modo ormai anche la musica è un mezzo che viene utilizzato dai mass media per comunicare dei messaggi alla gente. È Fabri Fibra, ragazzi, ma veramente ragazzi, siamo nel 2012, ma sto pezzo de merda, voglio dire, ma dove cazzo è nato, voglio dire? Ci rendiamo conto, voglio dire, di quello che fa? Cioè io voglio solo fare questo parallelismo. Il filosofo Socrate, voglio dire, se non lo conoscete andate a cercarlo su Google, la società ateniese, una società molto evoluta, cosa ha detto a Socrate? E il popolo aveva ben accettato la cosa. Di bere la cicuta, ok? Gliel'ha detto e Socrate beve quella cicuta e morì. Ok, perché lui mandava un messaggio alla gente di trasgredire le regole, ok? Mandava un genere di renderli trasgressivi in qualche modo, ok? Non dei principi sani, dei valori sani della vita. Allora vi voglio dire, Fabri Fibra, che con la sua musica non manda altro che messaggi subdoli, messaggi che comunque si apportano alla deviazione dell'adolescente, che il periodo di tempo più importante della nostra vita, perché è da lì che noi poi creiamo le nostre prospettive future, è da lì che creiamo le basi e le radici su cui noi dobbiamo crescere. Se allora lui ce le mina con la trasgressione, con la perdizione, con qualche modo essere anche blasfemi, con qualche modo comunque anche di essere deviati, ok? Allora ragazzi, perché noi, come hanno fatto gli ateniesi, non diciamo Fabri Fibra? Ecco qua la cicuta, se la bevi poi, se voglio dire, il tuo motto è quello che vuoi essere famoso come artista, non te ne frega dei soldi perché ruoti nel mondo di quello che vuoi fare, l'alternativa a quello che sono i classici partiti che formano lo scenario politico, allora voglio dire bevi la cicuta, che rimarrai nella storia come l'artista più estroverso del mondo. Sicuramente i tuoi dischi andranno alle stelle, perché non ne puoi fare più di dischi. Quindi, anziché di milioni di copie, non so quante cavolo ne vendi, non me ne frega manco un cazzo, voglio dire, ne venderai a miliardi e diventerai sicuramente, che voglio dire, qualsiasi, anche la tua maglietta che indossavi quando c'hai 5 anni, va all'asta, alla Moody's, e farai un sacco di soldi, voglio dire. E i tuoi eredi, i tuoi familiari, i tuoi parenti, il tuo fratello, vivranno di rendere per tutta la vita, ragazzi. Allora, cerchiamo tutti quanti, attraverso i nostri mezzi, Facebook, mandiamo questo messaggio, ok? Fabri Fibra, ecco la cicuta, per te che diventerai famoso in eterno e scriverai la storia della musica. Ciao ragazzi.